Erano gli anni d'oro, diciamo, gli anni 80 erano gli anni d'oro dove il lavoro non lo dovevi cercare tu, ma era il lavoro che cercava te. Quindi ti potevi permettere di poter scegliere che tipo di lavoro magari era più adatto a te. L'appiaggio, come è stato detto prima di me, era un lavoro sicuro. Magari non avresti mai pensato di diventare ricco. Sapevi che era un lavoro sicuro che ti permetteva di soprattutto avere un orario sicuro, cosa che in altri lavori non c'era. Se tu pensi di, per esempio, ai lavori estivi, non so, fare il cameriere, fare il barista, fare il pizzaiolo, sapevi magari di guadagnare qualcosina di più, però sai che non hai orari. Potrebbe, quindi, per un ragazzo della mia età, io ho 20 anni circa, era importante avere un orario, quindi sapere che tu avevi 8 ore, quelle 8 ore le gestivi nel tuo lavoro, però poi eri libero. Avevi le ferie, cose non scontate in altri ambienti lavorativi, avevi veramente l'idea che era un qualcosa che ti poteva dare tranquillità e a quei tempi era la cosa che io personalmente cercavo ed è stata la molla che mi ha fatto fare la domanda all'appiaggio. Quasi che cercavamo il lavoro anche per il turno di lavoro. Per esempio, molti piaggisti, molte persone che lavoravano alla piaggio a vari livelli, anche a livelli superiori a chi lavorava in officina, quindi anche diciamo, negli uffici tecnici, negli impiegati, avevano quasi sempre, o molte volte, una seconda mansione, una seconda attività. Molte volte erano hobby, poteva essere la pesca, poteva essere giocare a tennis, andare in bicicletta, oppure poteva essere il lavoro di campagna, poteva essere. Non so, magari la moglie aveva un'attività che loro condividevano, quindi tante volte molte persone per poter fare i turni, quindi per poter avere un orario che potevano gestire insieme, quindi in un secondo tempo, sceglievano dei lavori che gli permetteva di fare orari diversi. C'è gente che lavorava al mattino dalle 5 e mezza all'una, chi dall'una alle 8 e mezza e chi dalle 8 e mezza a tutta la notte, fino alle 6 del mattino, 5 e mezza, per coprire 3 turni. Questo non avveniva in tutti i reparti e di conseguenza queste persone sceglievano quasi questi lavori, chiedevano di poter entrare in queste realtà, basta poter cambiare l'orario di lavoro. Nel mio caso invece occasionalmente avevo bisogno di avere per esempio il pomeriggio libero o il mattino libero, bastava chiedere al responsabile, al tuo caporeparto, se ti poteva dare questa possibilità. Generalmente sono sempre stati molto accomodanti, il tuo lavoro invece di farlo nelle 8 ore, quindi 7 e mezza, 12, l'1 e 30, 5, 17, lo potevi fare, non so, al mattino dalle 5 e mezza alle 6, senza problemi. Questo per un giorno, due, tre, tante volte un mese, e quindi di conseguenza diciamo che l'orario è stata una di quelle cose che ha aiutato moltissimo le persone da viaggio, sotto tanti aspetti. Crisi è qualcosa che destabilizza. Destabilizza e nel nostro caso ha messo anche rabbia. La rabbia perché consapevoli del fatto che non era una crisi di lavoro, non capivamo il motivo del perché una fabbrica che aveva così alte competenze, capacità, maestranze con così un alto tasso di preparazione, piano piano venisse smantellata, perché non è stata smantellata di colpo, ma venivano sottratte risorse senza poter impedirlo, perché noi capivamo che ogni giorno veniva sottratto qualcosa, veniva tolta qualche lavorazione, veniva spostato qualche elemento, qualche cosa che avrebbe permesso a questa ditta di continuare, ma non capivamo il motivo. Ogni giorno ci chiedevamo, e questo lo facevamo con i nostri rappresentanti sindacali, lo facevamo anche con chi aveva più esperienza di noi, per capire che cosa stava succedendo e nessuno, a nessun livello, riusciva a capire il motivo. Avevamo i magazzini pieni di motori smontati, perché i motori arrivavano, perché specialmente l'aeronautica, comunque anche l'esercito, ci mandava i loro motori perché dovevano essere revisionati. Noi li smontavamo perché smontare un motore non costava nulla, non c'era bisogno di impiegare del denaro perché smontare si smontava, però non riuscivamo più a montarlo perché non avevamo poi
il denaro per comprare il materiale che sarebbe servito per montarlo. Quindi accumulavamo una serie di infinita di motori smontati. Li accantonavamo nei magazzini nell'attesa che il materiale che poi serviva per essere usato e impiegato per rimontarli arrivasse. Ma dato che il materiale aeronautico ha costi esagerati, io sono stato anche poi negli ultimi tempi nell'ufficio dove gestivamo le entrate, quindi capivo che una vite che prima noi prendevamo magari, ah sì, una vite la buttiamo via, stava a costare 100-200 sterline, magari che per noi ci guardavamo e dicevamo sembra impossibile un prezzo così alto. Capivamo che quindi approvvigionarsi di materiale diventava per la ditta un qualcosa di molto difficile, perché nel frattempo ho accumulato debiti. Finalese, ma lo direi anche da turista, lo direi anche da chiunque venga a Finale, assolutamente un polo culturale. La parte che dovrà rimanere in piedi, mi auguro, forse per me la lascerei quasi tutta, perché c'è un'archeologia industriale veramente straordinaria. La parte a monte della ferrovia, ci sono ancora i segni di un passato che se venisse abbattuto, io credo ce ne pentiamo. Però se qualcosa dovrà rimanere in piedi, sicuramente punterei sull'hangar, che è un qualcosa di straordinario, in una posizione meravigliosa, dove secondo me un polo culturale potrebbe veramente attirare il 100% della popolazione, quindi essere integrato con il resto di Finale. La parte forse meno appetibile di Finale era la zona Piaggio, via per il fatto che rimane a ridosso dalla Caprazzoppa, quindi è subito in ombra, c'è molto vento, non è che una palazzina lì è un qualcosa di straordinario, però invece integrarlo con la cittadinanza, con l'altra parte del paese, quindi avere sempre un qualche cosa di vissuto 24 ore su 24 ore. Se pensiamo a un polo culturale possiamo pensare anche a un polo di tipo anche sportivo. Noi abbiamo piccola realtà dove possiamo fare sport al chiuso, specialmente d'inverno, quando le temperature scendono. Lì secondo me si potrebbero integrare tutte queste cose. Concentrare su questa zona, visto che gli spazi sono immensi, poche zone, poche realtà hanno spazi così grandi, poter concentrare su questa zona tutte le realtà culturali di Finale Ligure e dare la possibilità alle associazioni di poterne fare uso nel miglior modo possibile. Secondo me questa è la miglior possibilità che Finale non perda la storia della Piaggio.